sulla riorganizzazione qui a Teramo della viabilità su via Po, incrocio via Flaiani e via Pannella, interviene anche la lista civica Teramo Cambia. Dice che cos'è che non è andato anche in questo primo giorno di riapertura delle scuole? Sì, io vorrei che qualcuno venga qui la mattina a vedere in che condizioni sono costrette ad attraversare, ma non parlo soltanto delle centinaia di ragazzi che attraversano la strada, che bene o male sono giovani, stanno attenti a destra e a sinistra, ma deve vedere le persone di una certa età, persone col bastone che attraversano magari per andare all'ufficio postale a ritirare la pensione, persone che vanno in banca, che vanno nei supermercati, mamme col carrozzino. È una vergogna, è uno scandalo, non si può attraversare, ma auto che passano 80-90 km all'ora, guardate che roba, non si riesce ad attraversare, non c'è nessuno che fermi questo traffico. Allora noi stiamo proponendo la possibilità di modificare l'impianto esistente, perché è una spesa irrisoria, e farlo soltanto per il passaggio pedonale, cioè il semaforo sarà sempre verde per il traffico su gomma, però con la richiesta di passaggio, in modo che ci siano quei 10 secondi di tranquillità che permettono a tante persone di attraversare la strada.